porto il saluto di Henry De Luca, che ha scritto per noi. Un matematico e filosofo francese, Blaise Pascal, stabilì con la divinità un rapporto come se, senza essere credente, volle però lo stesso agire come se Dio esistesse. Fece come se. Non era un'ipotesi, era una finzione da non sottoporre verifiche. Suggerisco questo punto di vista filosofico a chi vuole continuare a credere nell'esistenza di una linea ferroviaria Torino-Lione da trapanare in Valle di Susa. Fate come se ci sia. Pensate che sia già stato scavato il tunnel principale anziché quello di servizio. Fate come se già ci sia ben distesa la coppia di binari paralleli. Non importa che non esista neanche un centimetro. Fate come se la linea fosse stata decisa un anno fa, non da più di 30 anni. Fate come se non ci sia stata nessuna opposizione di popolo e di ragioni. Fate come se poteste salire su quel treno, che invece è destinato a poter portare solo merci e nessun passeggero. Fate come se, lo fate già. A Torino avete fatto la più surreale delle manifestazioni, quella di Biancaneve svegliata dal bacio del principe dopo lungo letargo. Aderite alla soluzione di Pascal, fate come se esistesse la linea dei vostri sogni. Al vostro prossimo raduno convocate una mandrina con forbici per il taglio del nostro del nastro inaugurale. Noi torniamo sulle strade di Torino per la 101ª volta a ribadire l'ostinata realtà che non ci sarà mai la vostra linea merci. Poi, con le dozzine di precedenti ministri degli interni, delle pie opere pubbliche, dei capi di governo e sottogoverno, delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, banche e giornali a seguito, fate come se, della realtà ce ne occupiamo noi, e la bella piazza di Torino del giorno 8 dicembre 2018. Henry De Luca. Sono già i treni merci, uomini che circolano!
stato voluto fare l'analisi costi-benefici. Bene, la facciano. E per fortuna l'hanno voluta fare fermando l'opera, fermando i appalti e fermando i cantieri in Italia. Bene, non ci basta. Non ci basta. Se l'analisi costi-benefici è fatta in modo serio, non potrà che dare un solo risultato. L'opera economicamente è insostenibile. È inutile. È ambientalmente devastante. E quindi noi diciamo basta. Siamo stufi di questa
Allora, dal fondo della piazza chiedono se è possibile, magari per gli interventi iniziali, giusto per quelli, di abbassare gli striscioni più grandi perché tolgono, ecco, la visuale del palco. Poi ovviamente li ritiriamo su. Lascio la parola a Sandro Prano, presidente dell'Unione Montana della Val di Susa e sindaco di Susa. Grazie a lei. Il mio sarà un intervento molto più tranquillo e molto più istituzionale. Prima di tutto devo dirvi che siete magnifici. È una piazza fantastica, è una piazza soprattutto molto più allegra e con molta più vitalità di quella che si è tenuta qualche giorno fa. Belli! Voglio ringraziare subito i miei colleghi, sono tutti della Valle di Susa con delle eccezioni ed eccezioni, il vice sindaco di Napoli, qual è? Il vice sindaco di Torino, Montanari, e c'è anche il comune di Torino che ci ha dato un supporto logistico molto prezioso, grazie a tutti voi. Ah, scusate ancora, ringrazio i nostri colleghi francesi. E ringrazio lei che me l'ha ricordato. Fategli un applauso vero. Loro, in quanto professori, sono anche più professionali di noi. Allora, brevissimo. Sono 30 anni che discutiamo di questo problema. E sono, dopo 30 anni siamo ancora lì con l'analisi dei costi e benefici. Abbiamo detto di interessarci di questa opera. Il traffico delle merci è in diminuzione, quindi questi sono i dati che i nostri politici devono tenere. Non è un problema di valle, non è un problema della Valle di Susa, non abbiamo la sindrome NIMBY. Tutti i cartelli che vedete, tutte le persone che vedete qui portano da tutta Italia, non solo dal Torino, non solo dal Piemonte, un disagio profondo su come vengono spesi i soldi pubblici, su quello che serve veramente, su quello che noi dobbiamo e vogliamo avere.
Quindi non è solo un problema ferroviario. Qui stiamo testimoniando un fatto, che non sappiamo dove andiamo come futuro. Non sappiamo che tipo di sviluppo, che modello di sviluppo vogliamo. E quello che ci stanno proponendo, quello dell'alta velocità, del maggiore consumi, del più PIL, credo che sia un modello di sviluppo da mettere in discussione. E lo stanno facendo non solo noi, lo stanno facendo in Francia, lo stanno facendo da tutte le parti. Il modello più PIL, più sviluppo è da ridiscutere. Noi vogliamo più qualità della vita, questo è il nostro obiettivo, quello che stiamo dicendo in Sud. Alla fretta noi contrapponiamo la filosofia di meno fretta, di una vita vissuta tranquillamente, di una vita vissuta con obiettivi minori. Poi dicono che non è che non è in grado di sopportare il traffico moderno. In realtà sono spesi 400 milioni di euro per ammodernarlo e quello che fa veramente specie è che in giro ci sono ancora ponti romani che stanno in piedi e ponti moderni che vengono giù. Quindi qualche interrogativo ce lo dobbiamo porre. E il Preus ha portato nei momenti di maggiore splendore 10 milioni di tonnellate di merci. Adesso ne passano 4-5, ne può portare 20 milioni, quindi può quadruplicare il passaggio che c'è adesso. Quindi anche questo è un elemento di riflessione. L'altra questione, l'ambiente. Continuano a dirci, continuano a venderci la frottola. Lo facciamo per voi, perché 2.000 tiri in una valle alpina inquinano. Allora sappiamo che voi carinesi lo sapete, che in questa città circolano 600.000 auto, sulla tangenziale circolano 200.000 veicoli al giorno e di questi 200.000 40.000 sono tir. E quando sento una delle madamin che ti dice lo facciamo per l'ambiente, io gli rispondo guardati Torino. L'altro mantra che ci sentiamo continuamente ripetere è la Kiev Lisbona, la via della seta. Cioè, adesso vogliamo fare la Lisbona Pechino. Io non so se questo è frutto di un sogno notturno, di una digestione cattiva, ma noi facciamo una ferrovia per portare le nostre merci in Cina o facciamo una ferrovia per portare la Samsung velocemente qui? Questo è il dubbio che ci rimane. E quello che vediamo, quello che chiedono, sono i nostri amici, quelli che affollavano questa piazza, sono più investimenti e meno tasse. Questo sembra assolutamente indifferibile. Goga, non goga, sono due elementi che non vanno da solo. E allora anche noi chiediamo più investimenti, ma l'abbiamo scritto sui nostri manifesti, che prendiamo lo slogan del caro Matteo Salvini, prima gli italiani. Bene, prima le scuole, prima gli ospedali, prima gli altri, prima i nostri desideri, i nostri sogni. Questo chiediamo, prima gli italiani. E non svuotiamo le nostre montagne, vogliamo riempire i nostri capannoni, riempirli di lavoro vero, e non di un lavoro che dura 15 anni e poi siamo di nuovo. Grazie a tutti e buon Natale. Ok, adesso mentre scendono i nostri amici amministratori, sindaci, facciamo parlare i francesi, però una comunicazione di servizio.
la coda del corteo ancora oltre Piazza Solferino. Quindi bisogna veramente fare uno sforzo. Oltre forse magari bisogna avere la coda del dubito di chi ha detto 4 persone metro quadro, magari bisognerebbe tracciarci perché ci vogliamo bene e siamo contenti così, però veramente cerchiamo di sfruttare ogni angolo della piazza perché stanno ancora entrando in via Pietro Minca un bel po' di gente. Quindi l'invito è venire ancora più avanti, tanto sentite l'amplificazione c'è anche qua dietro. E ora i sindaci d'Oltralpe. Buongiorno a tutti! Nous sommes un mouvement qui rassemble une opposition franco-italienne. Noi siamo un movimento che unisce l'opposizione franco-italiana. Nous combattons le projet Lyon-Turin parce qu'avec le même nombre de trains que dans les années 80, la voie ferrée existante permet aujourd'hui de sortir de la route 1 million de camions en finançant des navettes ferroviaires avec des péages et bénéfices du tunnel routier Fréjus et Mont-Blanc. Stiamo combattendo il progetto Torino-Lione perché con lo stesso numero di treni degli anni 80 la ferrovia esistente può ridurre il numero di camion sulla strada di 1 milione. Questo servizio ferroviario può essere finanziato con i guadagni dei tunnel del Freius e del Monte Bianco. Nous proposons depuis plusieurs années et aucun gouvernement français n'a rien fait pour sortir les camions des routes ni améliorer la qualité de l'air dans les vallées alpines. Proponiamo da molti anni l'uso della linea esistente e nessun governo francese ha fatto nulla per ridurre i camion o migliorare la qualità dell'aria nelle valli alpine. C'est vrai, Tête écrivait clairement dès 2006, l'opération est positive pour la France parce que l'Italie paye la majeure partie de l'investissement, mais le bilan total est une perte de 2,9 milliards. Questo è vero, e l'inchiesta pubblica francese l'ha scritto chiaramente nel 2006. L'opera è positiva per la Francia, perché l'Italia si accolga alla parte più grande dell'investimento. Administrations de l'État ont écrit que ce projet ne présente aucun intérêt pour les contribuables et que les voies ferrées existantes permettent de répondre aux besoins. Contrariamente a quello che si pensa, l'opposizione a questo progetto in Francia è molto ampia, molto diversificata e molto forte. In Francia, tutte le amministrazioni superiori dello Stato hanno sostenuto. Il vostro governo ha chiesto un'analisi costi-benefici indipendente. Il risultato sarà lo stesso di quello dei funzionari francesi e di alto rango, una perdita socio-economica ineluttabile di miliardi di euro. E gli esperti découvriront aussi che il gain d'émission di CO2 è 6 fois inférieur a celui annoncé par test, come lo montre il documento del Ministero francese dell'Ecologia. Ma gli esperti scopriranno anche che il guadagno di emissioni di CO2 è 10 volte inferiore a quello annunciato da te, come dimostrato nei documenti del Ministero dell'Ecologia francese. Nous nous opposons à ce projet qui dilapide l'argent public au profit de quelques lobbyistes e leur intérêt particulier, l'intérêt général. Ci opponiamo a questo progetto che spreca denaro pubblico a beneficio di alcuni lobby e dei loro interessi particolari, perché noi vogliamo che sia tutelato l'interesse generale. Par nos actions, nous protégeons la sécurité des usagers et des infrastructures en exigeant que l'argent soit affecté en urgence à la maintenance et à l'entretien. Thank you.
viaggio che darò di crociere vicino a Modano, in un paese che lotta contro quest'opera. Abbiamo sopportato molti gravi impatti dallo scavo della galleria di servizio di 4 km sotto il nostro villaggio. Case con fenditure, polveri, centinaia di migliaia di metri cubi di detriti, prosciugamento delle sorgenti, distruzione di foresta, perdita delle terre agricole. Per tutti i giornalisti che lo desiderano, hanno a disposizione tutte le prove in questo documento. Allora basta! Sentite! Abbiate pazienza, facciamo un gioco! Tutta quella parte lì, per favore, si sposta di 10 metri verso il Palazzo Reale, grazie! Forza, proviamo a farlo, dai! Non è che ci impiegate molto, non è una cosa complicata! Provate a spostarvi di 10 metri, grazie! Oh, bravi! Anche quelli là in fondo però devono spostarsi di 10 metri, perché se no non entrano! Coraggio! Jesus.